Il Giulianova non sa più vincere e nello scontro diretto col Cattolica non riesce ad andare oltre l'1-1, un punticino che in chiave classifica serve poco ad entrambe. Senza Nazzari e Federico Di Paolo squalificati, perde il grosso spazio in difesa a Ferrini, Diamutene e Gueye. Castiglia detta i tempi e Torelli ispira la coppia d'attacco Cesario-Francesco Di Paolo. Nel Cattolica assenti per infortunio Maggioli, Rizzitelli, Somme e Barellini. Cascione conferma per 9 undicesimi la formazione che ha battuto il Chieti, ad eccezione dell'inserimento tra i pali di Pedero e a centrocampo di Pasquini, preferito a Cannoni, che come l'ex di giornata Morga parte dalla panchina. Il Giulianova approccia bene la partita, al quinto potrebbe già passare in vantaggio, ma la girata di prima intenzione di Torelli è alta. Dopo la sconfitta di Recanati, i tifosi chiedono impegno e determinazione alla squadra e la risposta sembra arrivare con il Giulianova che, ben messo in campo, si rende pericoloso anche al 24esimo, quando Ferrini entra in area dalla destra e conclude sul primo palo con la sfera che esce di un niente. Poi sul proseguo dell'azione Diamutene spedisce al lato. I locali tengono in mano il pallino del gioco, cercano di fare la partita al cospetto di un Cattolica più attendista. Al 29esimo Ramcu scambia con Barlafante, l'appoggio per Francesco Di Paolo e la conclusione che si infrange sul muro romagnolo, col Cattolica tutto chiuso nella propria metà campo, pericoloso fino alla mezz'ora. Ma al 38esimo arriva la doccia gelata per il Giulianova, un cidico Cattolica alla prima occasione passa. Croci dalla sinistra serve in area Battistini, che è lasciato libero di impattare, angola bene, insacca a fil di palo con Bifulco che non ci arriva. Si va così al riposo a sorpresa sul parziale di 1-0 in favore degli ospiti. Giulianova costretto a inseguire nella ripresa. Federico Del Grosso getta nella mischia anche Suriano, richiamando a sé Castiglia, ma al settimo rischia grosso quando Gasperoni chiama in causa il miglior Bifulco, che respinge con i piedi tenendo a galla i giallorossi di casa. Gol mangiato, gol subito dal possibile 0-2 all'1-1 e un attimo, e al 19esimo il Giulianova pareggia i conti. Su azione d'angolo battuto da Barlafante, Torelli trova la girata di prima intenzione fredda l'estremo romagnolo e riapre la partita. Le squadre si allungano e lasciano maggiori spazi all'iniziativa avversaria. Al 37esimo è il Cattolica a non approfittarne, con Gaiola che da posizione impedisce incredibilmente il bersaglio. La risposta dei locali al 43esimo, quando Ferrini serve in area Cesario che, sbilanciato, spedisce oltre il legno trasversale. Ultimo squillo al 44esimo, Suriano prova a mettere in movimento Balducci che però non c'entra lo stesso. Termina così senza vincitori, con le due squadre che fanno un piccolo passo in avanti in classifica e rosicchiano un punto in Porto Sant'Elpidio, pur restando invischiate in piena lotta play-out per un cammino che resta in salita. Mister Cascione, questo 1-1 in realtà serve a poco ad entrambe perché muove poco la classifica. Questa era una partita che forse si doveva vincere. Ma guarda, non sono del tutto scontento, ti dico la verità, perché comunque abbiamo trovato davanti una squadra intanto che gioca in casa con un pubblico caldo e quindi sapevamo che il ritmo sarebbe stato molto alto e così è stato. Infatti abbiamo sofferti molto i primi 20 minuti perché non abbiamo preso bene le misure, siamo scesi un po' timorosi, abbiamo accusato un pochino la loro aggressività. E sono stati bravi soprattutto sulle seconde palle, hanno anche provato comunque a giocare e riuscivano a andare da una parte all'altra e noi facevamo fatica a accorciare. Poi dopo il gol loro gli è preso un po' di ansia e siamo riusciti a prendere un po' campo, abbiamo chiuso bene il primo tempo, il secondo ci siamo abbassati di nuovo, ma era inevitabile perché era una partita difficile. Sapevo che comunque è difficile attaccare alti perché con le palle lunghe poi dopo fai fatica dopo a accorciare verso i difensori. Nonostante ciò non abbiamo giocato bene perché comunque anche il campo non lo permetteva. Però nonostante tutto abbiamo avuto 3 o 4 occasioni, abbiamo avuto l'occasione davanti alla porta per chiudere la partita. E poi dopo Giulianova è una squadra che ci crede fino alla fine, le hanno provate tutte e alla fine comunque dai, il risultato secondo me è giusto. Mister Federico Del Grosso, un 1-1 che serve a poco ad entrambe. Sì, se guardiamo la classifica serve a poco, ha ridotto dei 7 punti in 6, ma non viviamo sicuramente per guardare chi dobbiamo raggiungere, ma viviamo solamente di domenica in domenica cercando di vincere.
Purtroppo questa vittoria manca da tanto, non arriva, però io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché nonostante tutto ciò che ci gira intorno, hanno espresso una buona prestazione, abbiamo preparato la partita nel migliore dei modi, abbiamo pagato una distrazione che purtroppo può capitare, però non credo che il nostro portiere Bifulco abbia fatto una parata, anche se questi episodi non vengono mai messi in evidenza. Siete stati oggetto di contestazione domenica scorsa dopo la partita di Recanati, insomma anche questi episodi sicuramente incidono soprattutto mentalmente. Ma, da che mondo è mondo, le contestazioni a volte riescono anche a dare un segnale positivo alla squadra, una reazione, cosa che c'è stata. Della contestazione io non, degli ultra non... non posso dire niente, anzi se contestavano anche un mese fa nessuno diceva niente. L'importante è rimanere nei limiti della contestazione, che questo non è un problema questo. Lei, mister, ci mette la faccia, ce la sta mettendo anche oggi, pensa che sia possibile per il Giulianova riuscire a recuperare questo gap? Io ci metto la faccia perché prima cosa, se accetto le sfide le porto fino alla fine, non mi sono mai nascosto davanti a niente e nessuno e soprattutto credo nel lavoro che sto facendo. Io penso sempre che chi lotta può anche perdere, chi non lotta mai è già perso in partenza, quindi noi lottiamo, da martedì ci rimettiamo al lavoro senza nessun problema.